Guardi, intanto della 106 non si è mai parlato così tanto come se ne sta parlando ora. La 106 non è stata mai qualificata dal Governo nazionale come un'infrastruttura strategica e questa volta sono riuscito a fare in modo che il Governo la qualificasse come infrastruttura strategica a livello nazionale. Ho chiesto altri 3 miliardi, nella legge di bilancio probabilmente avremo altri 3 miliardi. Sul tratto oggetto della sua domanda c'è un'interlocuzione con l'amministrazione comunale di Corigliano Rossano perché vorrebbe delle varianti al progetto che ANAS ha in mente di fare. Conto sul fatto che questa interlocuzione possa esaurirsi nell'arco di qualche giorno, qualche settimana e così si possa procedere anche in questo tratto.